Periodo di Team of the Season, non vorrei mica perderteli anche quest'anno. IG Volte, il sito con la consegna più veloce al mondo, sicuro, velocissimo e affidabile. Passa in descrizione, clicca il link e con il codice Foolish avrai un ulteriore sconto del 6%. Siamo tornati ancora una volta, siamo ancora vivi. È una frase che dico ricorrente, siamo ancora vivi, specialmente quando gioco a FIFA e sto perdendo. Come ogni episodio della modalità carriera che si rispetti, molarità, andiamo a salutare l'ultimo like su Instagram. Passate qui sotto in descrizione dove troverete i link a tutti i miei social network, seguitemi dovunque. L'ultimo like su Instagram è di Hans Delbruck, che dice Forza Roma. Ciao Hans Delbruck. Tra l'altro io credo che qualsiasi persona che mi segue tifi Roma a questo punto. Hi guys, sono Foolish, bentornati in un nuovo video. Oggi c'è la Berry. Nell'ultimo episodio abbiamo fatto 4 punti, di cui 3 con la Juve e 1 con l'Empoli. Ma oggi almeno 6 punti li voglio. Siamo costretti a fare un po' di turnover e a tornare all'attacco a 3 perché non abbiamo abbastanza punte in forma. Dybala e Ibra sono disintegrati. Però Munir, Yeze, Cuadrado è un attacco di velocità che mi potrebbe piacere. Yeze, sull'esterno. Prova ad accelerare Yeze. Mamma mia come va via, proprio come in occasione del rigore contro la Juventus. Yeze, prova a centrarsi. Entrato in area. Yeze, il tiro di Yeze. Centrale. Sempre più uomo spogliatoio, uomo decisivo. Attenzione dentro, Boateng. Prova a liberarsi. Kingsley Boateng, in area, la porta via, Daniele Rugani, Cuadrado, qualche numero di Cuadrado, qualche finta, non la perde, allora dentro per Carbonero che può spingere, Carbonero, attendi i compagni, serve Munir, la punta centrale, si appoggia a Fernando, all'indietro, ancora per Duncan, che non la perde, neanche sul rimpallo, Munir, attenzione perché Duncan si è proposto, la perde però Munir, Filippo Porcari, dal limite, palla dentro, bellissima azione, ma Scuffetto la prende, Yeze, da trequartista, vede il taglio di Cuadrado, lo serve sulla velocità, Cuadrado che taglia dentro il terzino, Cuadrado, è buono, è regolare, Cuadrado, la mette! No, è ancora lì la palla, no! Non sono riuscito a servire Munir. Che azione che stava venendo. Munir la viene a prendere. Allarga su Cuadrado, che si appoggia su Carbonero. Cuadrado prova ad allargarsi. Adesso è servito. Cuadrado sull'esterno. Cuadrado prova a saltarli. Dentro per Carbonero. Con il tacco per Duncan. Ancora con il tacco per Padovin. C'è Fernando. Servito Munir. Attenzione. Munir prova a sfondare. Ma perché è andato dall'altra parte? Yeze in buona posizione. Sul punto di battuta. Yeze prova a tirare in porta. Yeze. Oddio. È in forma oggi Yeze. Attenzione. Palla dentro. Allargata su Petropoulos. L'amico di The Giant. Duncan si propone un compagno, lo serve, è Carbonero che può andare, Carbonero, attenzione, fa magia a centrocampo, ancora Carbonero, prova a tagliare per Cuadrado, no, il portiere è uscito, allarga, c'è Carbonero, Carbonero fa andare Cuadrado sull'esterno, Cuadrado, adesso è buono, Cuadrado vede ancora, l'inserimento di Carbonero, il tiro, la parata, Duncan è ancora lì, mettila, Dio no! Simone Padovini infortunato, no, quando, come, perché? Per Munir, Munir, fa andare Yeze, ti prego, fallo andare, allora Munir, vai te. Bravo Munir, sfonda quella porta. Attenzione, c'è Duncan, è buono, Duncan, aspetta, il compagno, è Munir, è in area, attenzione, Cuadrado può arrivarci. Niente a fare, però c'è Fernando che non molla niente, fino all'ultimo secondo. Carbonero, dentro, per Cuadrado, si appoggia, ancora, dentro, per Duncan, il tiro di Duncan, deviata calcio d'angolo. Ma c'è Duncan, che vuol far andare, Cuadrado, attenzione, Cuadrado, è in area, si inserisce Duncan, prova a metterla dietro per Vasco Regini. La viene a prendere Fernando, un gladiatore, veramente, nell'arena, dentro per Yeze, Yeze, vede il taglio di Fernando, servito Fernando, è in area Fernando, ancora Fernando, niente. E adesso può sfondare Carbonero, può andare Carbonero, inserito Fernando, visto, servito, parata, è ancora lì. Mamma mia, Fernando, ci manca nei tuoi gol. Dentro, per Munir, Munir, adesso chiede l'1-2, lui, è ancora Munir, il tiro. Munir, attenzione, combatte, la va a riprendere, Munir, ancora lui, Munir, in aria, Munir, 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 è ancora lì. No, non puoi fischiare il fallo, direttore. Dentro Dybala è verde, proviamo a scuoterla. Siamo ancora buoni, dentro, per Munir, è regolare, Munir, in area, Munir, il tiro, è il gol di Munir, che non tradisce mai, non delude mai Munir. Mamma mia, il ritorno al 4-4-2 è stato determinante. E il primo pallone toccato da Munir si trasforma in oro. 1-0 sul Bari. Torniamo in vantaggio, torniamo a segnare per una vittoria, torniamo a segnare per i 3 punti. Guardate, Dybala la tocca, Duncan dentro per Munir, un gran passaggio, Munir aspetta e con il destro in sacca all'angolino basso del portiere. 1-0 Munir. Verde si gira e poi dentro da Carbonero. Carbonero vuole andare da Dybala. È buono. Dybala in area. Dybala! Il 2-0. Paulito Dybala. Segnano tutti e due. Munir
e Dybala. E finalmente possiamo dirlo, abbiamo vinto questa partita, i nostri due fenomeni. Quanto mi dispiace che Munir il prossimo anno tornerà al Barcellona. Adesso possiamo far riposare anche Munir e far fare 10 minuti anche a Zlatan, anche se è stanco, magari un gol lo tira fuori anche lui. Dybala allarga tutto, c'è Zlatan che ha tagliato, allora lo serviamo. Zlatan la stoppa, la mette giù. Zlatan vuole andare, vuole sfidare in velocità. Zlatan è buono, ce l'ha fatta, il tiro di Zlatan, la parata. Non voglio farti fare gol. Con la testa a cercare Ibra, attenzione, Ibra vede partire Dybala, non lo serve, vuole fare tutto lui. Zlatan in velocità, ancora la tiene Zlatan, il tiro di Zlatan, la parata, la porta è vuota. Zlatan, Zlatan ce l'ha fatta, il 3-0 di Ibra, ce l'ha fatta, ha segnato anche lui, secondo gol al 90esimo, completamente inutile, però finalmente magari psicologicamente lo sblocca e lo proietta nell'Olimpo dei grandi bomber della Sampdoria. Ma che cazzo sto dicendo? Finisce qui 3-0, che grande vittoria dei nostri ragazzi, tutte e tre le punte in gol. Questa Samp non muore mai, questa Samp è ancora viva. Ve l'avevo detto che la usavo come frase. Ibrahimovic finalmente a segno, lo dicono tutti. Io ti giuro che non ti ho mai messo su, Martinelli, cosa stai dicendo? Siamo in Europa League e provo a dare fiducia ancora una volta a Zlatan per vedere se si è davvero sbloccato. Può far andare Yese, si appoggia però Fernando con il tacco, c'è ancora Dybala, dentro, per Cuadrado e per Nyoguri, e va in mezzo, cazzo, era un'azione bellissima. C'è Fernando, attenzione, Fernando, prova ad andare dentro da Nyoguri, Nyoguri vuole girarsi, vuole servire Ibra, che da fuori può piazzarla con il destro a giro. Ibrahimovic è in forma. Cuadrado dalla bandierina, la mette dentro, c'è Dybala che prova a metterla, perché è alto un metro, può andare, può correre, può accelerare Cuadrado, può guadagnare una rimessa laterale, grazie a Dio. Fernando la stoppa, la mette giù, la mette in mezzo per Ibra che prova la rovesciata. Padoin con la testa, ancora qui da Yese, la mette dentro per Ibra, si gira Ibra, Ibra è in area, il tiro, Ibra ancora lì, no, messo giù, ehi, ma dammi rigore. Però Zlatan è vivissimo più che mai. Yese dentro per Fernando, c'è Inoguri, si appoggia a Ibra che è in area, Ibra prova a tirare, messo giù, calcio di rigore, si guadagna anche il rigore Ibra, mamma mia è fortissimo oggi, glielo farei anche battere ma i rigori per fortuna sono di Paolo Dybala, che va, Dybala dal rigore, dal dischetto, dagli 11 metri in sacca, Paolito Dybala ancora una volta in Europa, ancora una volta decisivo, ancora una volta Paolo Dybala. Ma grazie Ibra, perché stai giocando veramente meglio di tutti gli altri. Palla ancora lì, Ibra gliela porta via, attenzione, è in area, Ibra, 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 prova a tirare, ancora una volta messo giù, questa volta niente rigore. Fernando, attenzione, vede il taglio di Ibra, lo serve, Ibra in area, non è abbastanza veloce. Padoin non so perché sia qui, però Dybala lo serve, Dybala gliela ridà, Padoin prova alla sponda. Arriva in qualche modo Dybala lo stesso, dentro per Fernando, che vede Ibra largo, Ibra la mette giù e prova il tiro a giro, ancora una volta, la palla finisce da Ibra, messo giù. Ehi, Dybala, fallo, qualcosa, arbitro! Aia, aia, è entrato in area, la mette dentro Scuffet, miracoloso Scuffet, sul secondo tiro non può farci niente. Al 45esimo prendiamo gol, ma ormai era una vita che non lo prendavamo, ci sta. Non è che possiamo sempre chiudere la porta inviolata, vero? Padoin per Cuadrado, Cuadrado può andare, Cuadrado può sfidare in velocità, Cuadrado che passa, Cuadrado, ancora lui, Ibra, la chiama in mezzo, calcio d'angolo. Cuadrado dalla bandierina, la mette, attenzione, arriva Ibra di tutta corsa, Ibra la schiaccia, non trova lo specchio della porta, finisce il primo tempo. Castrom dalla bandierina, la mette, un bel cross, un bel angolo, Scuffet, cos'hai salvato? Dentro, per Nyoguri, attenzione, si è inserito Fernando, però serviamo Yese, sulla corsa, Yese sull'esterno, può andare, Yese più veloce di tutti, Yese, ancora lui, Yese, prova a entrare in area, Yese messo giù, sarà punizione e probabilmente un bel cartellino per questo qui, per questo signorotto che prende il giallo. La punizione è veramente bizzarra. Dybala la prova a battere in mezzo sul secondo palo, la mette, calcio d'angolo. Caio è fortissimo, Caio va velocissimo, Caio arriva sul fondo, Padoin deve proteggere, non ce la fa, Rugani la mette fuori, attenzione, arriva Castrom di tutta corsa, per fortuna rimiste all'indietro. Nyoguri la intercetta, fa da muro, fa da barriera, Yese dentro per non mi ricordo, Munir non mi veniva, Odegaard dentro per Ibra, attenzione, Ibra vede Yese con il tacco, lo serve, Yese ancora lui, può andare, Yese sul fondo, Yese prova a saltarlo, non ce la fa, erano in due. Ibra la recupera, poi dentro per Odegaard, Odegaard vede Nyoguri, vede il taglio di Ibra, Ibra in area, messo giù, ancora una volta si guadagna il calcio di rigore Zlatan, e questa volta allora sarà costretto a batterlo lui. Zlatan sul dischetto, il momento è catartico, il joystick trema, la freccia va velocissima, Zlatan becca il verde, Zlatan l'angola, Zlatan!
Zlatan! Secondo gol in questo video di Zlatan Ibrahimovic, che è assolutamente il migliore in campo. Si guadagna due rigori, uno lo trasforma, uno lo lascia Dybala. Ibrahimovic, MVP, secondo gol consecutivo, secondo gol in questo video. Zlatan è rinato, Zlatan è rinato! Caio, ha un bel calcio. Caio, calcia, la mette dentro, la buttiamo fuori con Iese. Nyuguri, allarga, va bene, fai ripartire allora Daniele Verde. Cazzo, Daniele Verde non l'ha tenuta. Adesso dobbiamo resistere. Pavlovic all'indietro, Nyuguri che pressa, Nyuguri che esce dai blocchi, Nyuguri che non vuole farlo giocare. Ibra torna indietro, lo so che sei stanco, lo so che sei vecchio, devi aiutarci però. Ancora loro, dentro, Rugani, no, è lì, bravo Verde, era fallo ma non l'ha fischiato. Iese, possiamo ripartire, Iese, vede Ibra largo, lo serve, Ibra vai dalla bandierina, tienila lì, tieni il possesso di palla, attenzione perché il portiere esce, Ibra non ne ha più, guardate la stanchezza di Ibra, ma abbiamo vinto, 2-1, proprio grazie a Zlatan, proprio grazie al gigante, proprio grazie al nostro acquisto a parametro zero, che ci costa tantissimo. Zlatan è il migliore in campo, insieme a Paolo Dybala, sono veramente euforico. Tra l'altro questi tre punti praticamente regalano la qualificazione al prossimo turno. La prossima partita sarà in campionato con il Torino, che praticamente è un punto in più di noi, se lo battiamo riusciamo a superarlo. Io ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, anche perché uno Zlatan così in forma non l'avevamo mai visto, e se è così vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video, che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto.